Se per il periodo natalizio ho deciso di realizzare tre video collegati tra loro di un outfit, questo qua che sto indossando ora, un make up, questo qua che vedete, e una nail art. Questo è il video tutorial della nail art. Non so ancora cosa caricherò prima, se il make up, la nail art o l'outfit. Comunque sappiate che li vedrete tutti e tre nel giro di pochi giorni. E la nail art è veramente semplicissima, visto che in tanti mi scrivete non ce la farò mai a realizzare questa nail art, sembra semplicissima ma non ce la farò mai. Questa è veramente semplicissima, dovete provare a farla perché è veramente una stupidata. Ed è questa qui, praticamente è un semplicissimo smalto rosso con questa sfumatura di glitter oro tendente al bronzo, quindi insomma è semplice, però con questo outfit, insomma con tutto l'insieme, ci sta benissimo. E niente ragazze, vi lascio il tutorial, vi auguro un felice Natale e un bacione, ciao! Per realizzare questa nail art avrò bisogno di una base, io utilizzo questa qua, Studio Nails di Essence, uno smaltino rosso, io utilizzo questo qua Essence Coloring, ma va bene un qualsiasi rosso, un top coat normalissimo effetto lucido, io utilizzo questo della Profil Nails, poi un pennellino, questo qua è di Kiko, il numero 400 e l'ho pagato 1,50 euro in offerta, e poi di glitter, questi sono un color oro tendente al bronzo ma potete utilizzarli di qualsiasi colore. A questo punto prendo la mia base Studio Nails di Essence e la vado a stendere su tutte le unghie. Una volta asciutta prendo il mio Color & Go di Essence, il numero 60, e lo vado ad applicare su tutte le unghie. Vedete, è un colore bellissimo perché basta veramente una passata per avere un colore uniforme e bello, bello, mi piace come colore. È naturalmente dell'edizione vecchia di Essence, quindi non lo trovate più in commercio, però spesso OVS ripropone i prodotti delle scorse edizioni, quindi se lo trovate io vi consiglio di acquistarlo. È un colore bellissimo. Lo stendo su tutte le unghie e lascio asciugare per 10-15 minuti. A questo punto prendo i miei glitter e li vado a mettere in un recipiente, un piattino, insomma in un barattolino diciamo. Poi prendo il mio pennello a ventaglio che mi servirà subito dopo, il mio top coat trasparente e lo vado ad applicare solamente sulla lunghezza delle unghie. Non importa che siate precise, proprio così, delle pennellate. Poi prendo i miei glitter e ci puccio dentro l'unghia. Vedete? Proprio una strisciolina di glitter deve venire. Poi a seconda della lunghezza delle vostre unghie, insomma, vedete un attimo voi. E con il mio pennellino a ventaglio tiro i glitter dando questo effetto sfumato. Vedete? E poi mi raccomando, come ultima cosa, li pigio, li presso, così almeno non vi daranno fastidio se rimangono un pochino più appuntiti. Questo è il risultato su tutte le unghie e quando il top coat sarà asciutto riprendo il mio top coat e lo vado ad applicare su tutta la lunghezza, così almeno sigillerò i glitter e poi, vedete, darò questo effetto luminoso al tutto. Ed ecco qua, il risultato finito. Spero vi sia piaciuto e un bacione ragazzi, al prossimo video, ciao!